ritrovati amici di Ad Maiora, forse dovrei dire ormai famiglia di Ad Maiora, visto che si sta creando un gruppo così, così grande, così compatto e così attento e partecipativo. Quindi vi ringrazio anzitutto per questo e oggi vado appunto a trattare un argomento che mi avete chiesto voi. Si parla spesso, si nominano spesso in grammatica tedesca gli aggettivi e i pronomi dimostrativi. Quali sono gli aggettivi e i pronomi dimostrativi? Anche in italiano questo, codesto, quello, questo quando sto parlando di un qualcosa vicino al parlante, quello se parlo di un qualcosa lontano da parlante e ascoltatore e codesto invece se si tratta di un qualcosa di vicino all'ascoltatore ma lontano dal parlante. Ok, questa diciamo è sostanzialmente la differenza. Aggettivo quando è vicino a un nome, questo libro, quel bambino e via così dicendo, pronome quando invece è da solo, questo è bello, quello no, ok, quindi non c'è a fianco il nome, il sostantivo. Allora, in tedesco essenzialmente possiamo distinguere quelli che sono sia aggettivi che pronomi dimostrativi da quelli invece che sono unicamente pronomi dimostrativi, non vengono mai, non si possono mai utilizzare come aggettivo. Allora, partiamo da coloro che possono essere l'uno e l'altro. In realtà si tratta di due, diciamo, ma ce ne sono anche altri in realtà, di due termini che noi abbiamo nominato proprio all'inizio di questo corso, cioè proprio la mia lezione numero 1, quando abbiamo parlato della declinazione dell'articolo determinativo, quindi proprio il primo step in senso assoluto, der, di, das, quindi proprio la base, abbiamo detto che quella declinazione, cioè la declinazione di der, di, das, veniva seguita per l'appunto dall'articolo determinativo e i suoi simili. Dicevo io, e i suoi simili, parlando i suoi simili, dicevo per esempio i dimostrativi e via così dicendo. Infatti i dimostrativi si declinano nello stesso identico modo di der, di, das. Quali sono questi dimostrativi? Aggettivi o pronomi, quindi in questo caso possiamo usarli sia vicino al nome sia da soli. Allora, dieser, che significa questo, jener, che significa quello. Vediamo un attimo la declinazione, noi la conosciamo già, quando li troviamo scritti nel vocabolario, in una grammatica, via così dicendo, lo troviamo molte volte scritti, ad esempio, dieser, virgola, es, o es. Cosa significa? Che così come troviamo scritto der, di, das, allo stesso modo dieser, diese, dieses, ok? Quindi con la desinenza r e S, che sono quelle caratterizzanti del maschile, femminile e neutro. Per questo motivo li troviamo tripartiti, per così dire, per ricordarci che appunto seguono quella declinazione. Diese, diese, dieses, plurale, diese, come di, plurale. Poi l'accusativo, com'è l'accusativo di der, di, das? È den, di, das, di. E qui sarà identico, quindi diesen, con la desinenza in n, diese, come di, ok, quindi ie, e che, quindi la desinenza e, e anche in questo caso diese con la e, dieses, ok, come das restava das, dieses resta dieses, il plurale di der, di, das all'accusativo è di nuovo con la desinenza in e, e anche in questo caso diese. Vedete che è proprio la stessa cosa, dovete semplicemente prendere la desinenza e mutuarla per questa declinazione. Ancora, il dativo. Com'è il dativo di der, di, das? È dem, dea, dem, den più la n al sostantivo, uguale anche in questo caso diesem, disa, ok, r, diesem, diesen, con la n di nonna e la n anche al sostantivo, ok? Infine il genitivo, dieses, come des, con la s al sostantivo, disa e r al genitivo femminile, dieses, ok? Neutro, genitivo, sempre con la s al sostantivo, e infine disa, disa di nuovo. Niente di particolare, assolutamente, quindi, perché è identico a qualcosa che conosciamo già. Attenti soltanto a una cosa, quando utilizziamo il neutro nominativo o accusativo, quindi dieses, tante volte, soprattutto quando viene usato come pronome, troviamo la forma tronca, dies, senza la desinenza, ok? Dieses viene abbreviato in dies, ma solo in queste due circostanze che io ho cerchiato, quindi nominativo e accusativo, neutro e basta. Stesso discorso vale identico per iena. Iena vuol dire quello, ok? Desinenza di nuovo uguale a der, di, das. Non vi sto dicendo nulla di così nuovo. Iena, iene, ienes, plurale, iene. E poi ienen, iene, ienes, plurale, di nuovo iene.
Dativo, jenem, jena, jenem, plurale, jenen con la N al sostantivo. Genitivo, jenes con la S, jena, jenes con la S, jena al plurale. Tutto molto semplice. Quindi noi dovremmo dire: questo bambino è simpatico. Kind è naturalmente neutro, quindi la nostra terza colonna. Nominativo, dieses Kind ist sympathisch. Ok? Se fosse questo uomo è simpatico, sarà dieser Mann ist sympathisch. Ma nel momento in cui mi diventerà accusativo, per esempio, io saluto questo uomo, ich begrüße, non più dieser Mann, ma chiaramente mi diventa accusativo, quindi sarà diesen Mann. D'accordo? Io scrivo a questo uomo, ma gli scrivo un'email o una lettera, e schreibe a chi, a che cosa, quindi dativo, diesem Mann. E lo stesso vale per jenem. Ok? Scrivo a quell'uomo, ich schreibe jenem Mann. Ich begrüße jenen con la N, Mann. Ok? Vengo con quella signora che hai incontrato da qualche parte, ich komme mit regge sempre il dativo femminile, quindi dativo, terza riga, femminile, seconda colonna di quello, cioè jena, ok? Mi diventa ich komme mit jena, jener, Frau. Ok? Non è nient'altro che la declinazione di dea di das. Appiccicata a dieser per questo e jener per quello. E anche abbiamo capito perché lo troviamo con questa tripartizione nel momento in cui lo abbiamo scritto. Non sono chiaramente gli unici a usare questa declinazione. Quando io vi dico la declinazione dell'articolo determinativo o i suoi simili, parlo di loro due, ma parlo anche di mancher, qualche, mancher, mancher, manches. Parlo di solcher, tale. Ok? Io non parlo con tali persone, mit solchen Menschen. D'accordo? Quindi è identico. Welcher? Ok? È una. Qualche grammatica lo inserisce addirittura nei dimostrativi, ma in realtà è un aggettivo o pronome interrogativo. D'accordo? Quale tra alcuni, non was für, che significa che tipo di, ma quale tra due o tra più, welche, welche, welches. Quindi questa è una declinazione che noi ormai conosciamo. Perfetto, tutti questi, questi dimostrativi possono essere usati, come vi dicevo, tanto come aggettivi quanto come pronome dimostrativo. Ovvero, io posso dire saluto quest'uomo, ma non saluto quello. Frase orribile, però. Allora, ich begrüße diesen Mann. Ok? Aber ich begrüße, saluto, jenen quello nicht. D'accordo? Il nicht è sempre posposto all'accusativo. Jenen, non ho detto di nuovo jenen man, ho detto solo jenen perché avevo già detto man prima, non lo ripeterò, come in italiano saluto quest'uomo, non saluto quello, non dico saluto quest'uomo, ma non saluto quell'uomo due volte, giusto neanche in tedesco, ok? Quindi in quel caso il nostro jena, che è in caso accusativo, resta da solo e si comporta da pronome, non ci crea nessun problema, quindi possono essere aggettivi o pronomi. Ma ci sono anche delle circostanze in cui abbiamo dei puri pronomi dimostrativi che non possiamo usare in funzione di aggettivo, anche se qualcuno adesso lo vediamo, può essere accostato un nome, ma vengono usati soltanto come pronomi. Allora, i primi, i più semplici, guarda caso, sono sempre loro che ci sono, sono dea di das, di plurale, che possiamo usare non soltanto in funzione di articolo, ma anche in funzione di appunto pronome dimostrativo. Vediamo un esempio. Allora, domanda: Möchten Sie diese Schuhe anprobieren? Ok, möchten Sie, vorreste, vorrebbe, perché sto dando del lei, provare, sono in un negozio evidentemente, queste scarpe? E la cliente risponde, o il cliente risponde: Nein, lieber. Piuttosto, preferibilmente, di dort, quelle là, o di, preferibilmente quelle. Ok? Allora, der, die, das in questo caso viene utilizzato come quello, questo, senza dare un'accezione di, diciamo, localizzazione dell'elemento. Lo vediamo abbastanza frequentemente, soprattutto con il das, anche nel tedesco base. Wer ist das? Chi è?
Das ist meine Lehrerin. Ok, chi è quello? Chi è questa? Chi è? È la mia insegnante. Questa è la mia insegnante. Quella è la mia insegnante. Non abbiamo una connotazione precisa. Noi spesso o lo mettiamo, diciamo è la mia insegnante, oppure traduciamo con questo. In realtà quel das, o comunque tutti e tre idea di das, hanno un'accezione generale, generica, e vengono utilizzati veramente molto. Non so, wie heißt das? Das heißt, e rispondiamo. Quindi vengono utilizzati moltissimo, spesso abbinati, avvicinati a da o dort, la, lì. Proprio come nell'esempio che abbiamo visto adesso, di da o di dort, abbiamo potuto dire tranquillamente, quello è là, quello è lì in fondo. Ok? Allora qui sì, soprattutto con il dort, do un'accezione un po' di allontanamento. Attenti, vi sto dicendo una cosa, quindi attenti proprio tutte le antenne su, che è vero che sono uguali a dea di das, ma di regola seguono la declinazione del pronome relativo, non dell'articolo determinativo. Quindi questo che cosa ci cambia? Beh, al nominativo e all'accusativo niente. Attenzione per esempio al dativo plurale, che non è den, come è in realtà per dea di das, ma nel pronome relativo è denen. Ok, quindi ci sono delle differenze. La differenza tra la declinazione di dea di das e quella dei pronomi relativi sta sostanzialmente nel dativo plurale che è denen e poi nel genitivo che è dessen deren. Ma non vi preoccupate perché se non vi ricordate la declinazione del nostro pronome relativo, noi abbiamo la lezione numero 8 di questa playlist in cui siete adesso, di questo corso qui, quindi è sufficiente che voi digitiate lezione numero 8 oppure pronomi relativi o proposizioni relative e all'interno di questa stessa playlist trovate la spiegazione delle proposizioni relative ma anche la declinazione integrale dei pronomi con le differenze rispetto a dea di das, ok? Quindi ricordatevi in questo caso di fare attenzione. Poi, ancora, che altri pronomi, solo pronomi e non aggettivi, abbiamo in tedesco? Ad esempio, derjenige vuol dire letteralmente colui. Si utilizza in frasi come quella dell'esempio, colui che, spesso vedete che lo vediamo in correlazione con proprio una proposizione relativa, colui che risolverà prima il Rätsel, che è un enigma, un problema, una soluzione tipo enigmistica anche di questo tipo, riceverà un premio. Allora, in questo caso, colui che sarà derjenige, der, perché questo è il pronome relativo, das Rätsel zuerst löst, lösen è appunto risolvere, zuerst per primo, das Rätsel, che è questo enigma, questo problema, questo gioco e via così dicendo, bekommt, riceve, einen Preis, un premio. Per cui derjenige, der. Vedete questa correlazione tra colui che, per il nostro pronome relativo, seguiamo sempre la regola dei pronomi relativi, quindi torniamo alla lezione 8, ma derjenige, che è colui che ci interessa di più, è l'avvicinamento tra dea in tutta la sua declinazione, dea di das e poi tutti i casi, d'accordo? E jenige che vuol dire per l'appunto va a indicare non più esso ma colui che. Stessa struttura identica a dea jenige ci abbiamo con dea selbe che significa lo stesso, il medesimo, ovvero hast du einen neuen Freund? Hai un nuovo amico, un nuovo fidanzato, anche può essere. Nein, er ist immer derselbe. No, è sempre lo stesso. Derselbe. Lo stesso, uniti, d'accordo? Il medesimo. Come ci comportiamo? Derjenige e derselbe hanno lo stesso comportamento. Come li decliniamo? Come ci comportiamo con loro? Allora, come vi dicevo, il der che è davanti, der di das, di e tutta la declinazione resta sempre, cioè è sempre la stessa declinazione di der di das, quella è, insomma, non si scappa. Però, jenige e selbe seguono a loro volta una declinazione che è quella dell'aggettivo attributivo, declinazione numero 1 o declinazione debole perché davanti hanno der, evidentemente. Noi sappiamo che la declinazione debole o la prima declinazione dell'aggettivo attributivo si ha in presenza di un articolo determinativo davanti. Quindi seguirà tutta quanta la declinazione che voi trovate alla lezione 19, sempre di questa playlist. Ovviamente io non vi ho potuto in questo caso ripetere tutta quanta la declinazione, quindi andate a vedere la lezione 19, vi trovate
tutta la declinazione dell'aggettivo attributivo prima tabella o declinazione debole, così ce l'avete bella chiara con anche qualche trucchetto per ricordarvela, perché poi insomma bisogna chiaramente anche ricordarla, per studiando la memoria in modo pedissequo spesso poi ci si dimentica, ci si confonde un po' le desinenze, quindi qualche trucchetto per insegnarvi poi a ricordarvi quali siano le desinenze. Quindi brevissimamente, poi andrete a vedere la lezione 19, diejenige è il nostro nominativo maschile, diejenige femminile, dasjenige neutro, diejenigen, ok, con la n plurale, sempre nominativo, l'accusativo denjenigen, ok, femminile diejenige, ancora uguale al nominativo, neutro, dasjenige uguale al nominativo, plurale diejenigen uguale al nominativo, e poi il dativo demjenigen, derjenigen, dem di nuovo jenigen, plurale denjenigen, ok, e poi des genitivo desjenigen, ok, derjenigen, desjenigen di nuovo, e genitivo plurale derjenigen. Io ora ve l'ho declinato per intero, ma ripeto, è inutile che vi scriva io questa cosa qua adesso, perché lo trovate a tutta lavagna e con tutta la spiegazione in modo molto più completo, ripeto, la lezione 19, e lì potete capire bene bene il perché. Quindi ricordatevi, der, la parte di der è sempre declinata come der di das, ok, proprio come succedeva con dieser o con jener, e la parte di jenige e selbe invece la decliniamo come un aggettivo attributivo, prima tabella, declinazione debole, lezione numero 19. Infine, ultima cosa che vi dico, qualche volta der di das, sempre declinati come pronomi relativi, in qualità di pronomi dimostrativi possiamo trovarli anche vicini a un nome. Occhio che non è che diventano aggettivi attributi, scusatemi, aggettivi dimostrativi, loro sono sempre pronomi, però affiancando un nome danno un'accezione particolare, enfatica, che non è quella del normale articolo determinativo der di das. Andiamo a vedere un esempio anche qua. Quindi pronome dimostrativo der di das più nome più sostantivo. Esempio. Mit der Kleidung kommst du nicht in den Club. Club anche solo. Quindi con il vestito, ma con quel vestito, io potrei dire tranquillamente mit jener Kleidung, con quel vestito che hai, mit der Kleidung da, potrei anche dire con quel vestito lì, kommst du nicht in den Club, ok? Non vieni in questo, in quel, in tale, ok, locale. Va bene? Quindi uso in realtà apparentemente quelli che possono sembrare degli articoli determinativi, giusto? Perché se dovessimo fare l'articolo determinativo sarebbe identico, però quando hanno questa funzione diventa enfatico. Come ce ne accorgiamo? È difficile, cioè dal tono se stiamo parlando, evidentemente, dal contesto se troviamo qualcosa di scritto, però non c'è nessun modo, leggendo questo, per capire che stiamo parlando di se stiamo parlando di articoli determinativi oppure di un pronome dimostrativo usato in questa accezione qua. Ok, quindi io spero di avervi chiarito e palesato un pochino tutte le alternative e le possibilità. Quindi ricordiamoci, aggettivi e pronomi possessivi, i nostri dieser, jener, che conosciamo benissimo, che si declinano come der, die, das, così come macher, solcher, welcher, tutti i loro simili. Pronomi dimostrativi, der, die, das, certo, spesso associati anche a da o a dort. Attenzione che non si declinano integralmente come der, die, das, ma hanno delle differenze, così come i pronomi relativi. E poi ci sono derjenige, cioè colui, di solito in correlazione, colui che, colei che, colui, coloro i quali, e via così dicendo, o der selbe, selbe, cioè lo stesso. In questo caso, occhio alla declinazione, la prima parte der, die, das, sempre declinata uguale come der, die, das, e la seconda parte declinata secondo la prima tabella dell'aggettivo attributivo. Infine, attenzione che der, die, das può essere utilizzato anche prima di un nome, ma non con l'accezione di normale articolo determinativo, ma con l'intenzione di dire quello lì, e quindi mi diventa automaticamente un dimostrativo. Io spero veramente di aver fatto un pochino chiarezza, però come sempre, se voi avete dei dubbi, mi lasciate un commento, io sarò felicissima
felicissima di rispondervi. Se avete bisogno di qualcos'altro, se avete richieste, sono sempre a vostra disposizione. Io vi devo dire di cuore grazie infinite, perché veramente Ad Maiora sta crescendo, facciamo dei numeri meravigliosi e questo è semplicemente grazie a voi, e questo veramente mi consente di potermi dedicare al canale, crescere ancora di più e spero potervi essere sempre più utile. Quindi io veramente vi ringrazio di cuore. Se il video vi è stato utile, ricordatevi di lasciarmi un pollicione su, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e di condividere se pensate che appunto le mie lezioni possono essere utili. Grazie infinite, io vi saluto e come sempre, bis bald!